E sempre in diretta qua dal Salone Nautico Internazionale di Genova abbiamo il piacere di avere con noi Marianna Accurso di AM Charter, una delle aziende leader per quello che è il charter di lusso, quindi per locazione e noleggio imbarcazioni importanti. Qua siamo in uno degli stand che rappresenta quel tipo di imbarcazione, siamo a Casa Rizzardi, ma è stato casuale il nostro incontro. Ecco, ci siamo incontrati qua perché vabbè, questa è una famiglia italiana, tu la conosci molto bene, però ecco, tu rappresenti, ci sentiamo a casa nostra, e noi abbiamo voluto incontrarla perché con lei affronteremo un tema un po' delicato. Negli ultimi due anni il mondo del charter si è un po' evoluto, è un po' cambiato, sono cambiate tante cose proprio anche per quello che è successo col Covid, quindi chi meglio di te potrebbe spiegare quello che è successo in questi due anni nel mondo del charter? Beh, sicuramente sono stati due anni difficili, bisogna ammetterlo, sono stati anni dove la gestione del Covid ha implicato tante difficoltà, però bisogna distinguere due settori, cioè, va fatta questa distinzione perché è interessante. Abbiamo la piccola nautica che ha avuto un exploit, gente che in passato fino a 14 metri per piccola nautica, intendiamo nautica, sì, gente che in passato non ha mai noleggiato un'imbarcazione, ha preferito la vacanza in barca proprio perché era il modo migliore per l'isolamento, ecco. Quindi quello ha avuto sicuramente una crescita della domanda, soprattutto perché fatta da una domanda locale, interna, nel mercato italiano. Per quanto riguarda il mio settore, quello del noleggio di lusso, è stato un po' diverso, perché comunque il mercato principale è sicuramente quello extraeuropeo, quindi la difficoltà degli spostamenti c'è stata, cioè, è un po' il discorso generale. Tutti gli aeroporti internazionali hanno sofferto, questo è stato uno dei punti chiave dove la gente non riusciva più a muoversi. Non riusciva a muoversi, non poteva venire, insomma le restrizioni ci sono state, ma ci sono ancora. Cioè, io ho un contratto che abbiamo posticipato al 2022 a un cliente cileno, quindi parliamo di barche importanti, insomma 50 metri. Quindi è ovvio che la difficoltà degli spostamenti ha inciso tantissimo nel nostro settore del noleggio, quindi bisogna ammetterlo che c'è stato un calo. Poi tante difficoltà anche per la gestione dell'emergenza Covid. Perché non l'abbiamo detto all'inizio, ecco, AM Charter ovviamente ha imbarcazioni principalmente sul Mediterraneo, poi voi vi occupate anche, seguite anche locazioni, diciamo, oltreoceano, noleggi oltreoceano, però sì, principalmente. Ma non solo AM Charter, proprio il mercato principale del lusso è il Mediterraneo, quindi il fatturato maggiore è nel Mediterraneo, Grecia, Spagna, Italia, ovviamente Costa Azzurra, quindi il grosso della ciccia è qui da noi. E quindi ecco, le difficoltà si sono fatte sentire per gli spostamenti, ma le difficoltà anche la gestione. Noi dovevamo prevedere dei casi Covid, come comportarsi, come gestire le varie situazioni. Da un lato i proprietari, i grossi armatori, giustamente erano un po' così anche restii a noleggiare le loro barche, perché effettivamente non si sapeva come gestire poi un caso di Covid. Posso dire che mettevano in quarantena anche lo yacht. È successo, eh? Abbiamo avuto clienti in barca per 40 giorni perché col Covid. Poi saremmo stati felici di rimanere in quarantena in un magari un bel 60 metri di barca al largo della Costa Azzurra. Non era un 60 metri, era un 30 metri, però il cliente, insomma, dopo 40 giorni anche. Molti invideranno questo signore che ha dovuto stare in quarantena su uno yacht. La gestione economica non è stata proprio. Il conto gli è arrivato dopo, l'ha scoperto dopo. Diciamo che gli armatori sono stati molto ragionevoli. Io posso dire che, ecco, una cosa, non dico che ho imparato, però ecco, una conferma: è importante selezionare le persone con cui si lavorano, perché ecco, in casi di emergenza come questi, avere alle spalle società armatrici serie che hanno gestito insieme a noi broker le varie situazioni è stato sicuramente fondamentale. Io ho avuto tante situazioni dove comunque, parlando con gli armatori, abbiamo posticipato, abbiamo veramente risolto tutte le questioni, cioè in due anni non abbiamo mai avuto situazioni di, non siamo mai andati in causa, mai.
quindi penso che la situazione è andata avanti. Questo è stato quello che è successo nei 2 anni che sono trascorsi. Adesso le cose stanno un po' cambiando, perché comunque si è tornati a potersi muovere, no? Ancora qualche piccola problematica, però sta cambiando. Ecco, il mondo del charter come si è preparato alla ripartenza? Allora, io secondo me, ecco, il Covid lascerà qualcosa di positivo. La gente che noleggiava le barche, che ha noleggiato le barche con noi quest'anno, ha trascorso molto più tempo in barca, quindi scendevano meno a cena, ai ristoranti, quindi abbiamo veramente avuto la necessità di figure ancora più professionali, tra cui lo chef principale. Non abbiamo detto all'inizio, effettivamente, ecco, la differenza tra la locazione e il noleggio è l'equipaggio, che diventa più uno staff alberghiero. È l'hotellerie. Il noleggio di lusso in realtà si distingue proprio sul... tanto la tipologia della barca, che quella è di lusso quasi sempre, perché quando superiamo i 50 metri di barca stiamo parlando di barche importanti, quindi lì la barca non è lei che è la protagonista, diciamo che un po' tutte dopo certe misure sono barche importanti, quello che cambia è proprio il livello dell'equipaggio, la qualificazione. Sì, è l'equipaggio che in realtà fa la differenza. E sì, quest'anno le società armatrici hanno investito molto sulla selezione dell'equipaggio ed è stato veramente fondamentale, perché comunque bisognava prevedere che cosa succede se ci viene meno il cuoco. Allora prendi una hostess che comunque è in grado di gestire la situazione. È ovvio che parliamo di imbarcazioni importanti, quindi noleggi veramente importanti, dove ovviamente era giustificata l'investimento. Quindi io posso dire che sicuramente l'esigenza di avere in barca professionale altamente qualificato quest'anno è stato fondamentale. Ha premiato chi ha investito. Ha premiato chi ha investito, assolutamente sì. Quindi ecco, e quindi gli armatori hanno provato questo nuovo modo di lavorare più professionale, che in realtà ha dei risultati migliori. Questo molti guardano soltanto da un certo punto di vista, guardano il fortunato che può permettersi una vacanza di questo tipo. C'è tanto, tanto personale qualificato che lavora in questo mondo grazie a queste. Infatti facciamo un invito a tutte le persone che sono coinvolte nel mondo dell'hotelleria. Il settore dello yachting apre tantissime opportunità e spesso mancano queste figure come lo chef e hostess professionale. Quindi invito a quelli che ci ascoltano a verificare e prendere contatti con le scuole di formazione per poi intraprendere la carriera nautica, che vi garantisco economicamente da ottimi riscontri. Io aggiungo anche come filosofia di vita, perché insomma vivete a bordo anche voi, non con le stesse caratteristiche di chi è sempre il lavoro. È sempre il lavoro, però siete in mezzo al mare. Siamo in mezzo al mare, su una bella barca. Le location sono. È come abitare a Napoli con veduta a Golfo di Napoli. Direi che solo svegliarsi e avere la possibilità di vedere il Golfo. Scusa, quelli che abitano a Milano non hanno la stessa fortuna. No. Ecco. Però veramente tanti complimenti da parte mia e ti ringrazio per aver dato a loro la possibilità di sapere quello che sta succedendo anche in questo mondo, che è parallelo alla nautica, perché fa parte del mondo della nautica, però è chiaramente un mondo un po' diverso, è il charter di lusso. Sì, assolutamente sì, è un mondo parallelo, però alimenta ovviamente anche tutto questo che vediamo qua. Ma alimenta un indotto non indifferente, io lo dico sempre, forse l'ho detto tante volte. È un modo per gli armatori per fare una spesa un po' più rilassata. Un mezzo investimento, diciamo un gioco non costoso, ecco. Questa è Marianna Curso, M Charter. Io vi saluto dal Salone Nautico di Genova e ringraziamo ancora Marianna, e ovviamente per chi può fatevi una bella vacanza su una bella barca, che basta partire anche da quelle che ha definito piccola nautica, anche un bel 14 metri, sì. Già ci si diverte poi. Beh. A vari step e a vari livelli. Fate quello che vi sentite, assolutamente sì, perché il mare è bellissimo e va bene. Ciao Marianna. Ciao Francesco.